Ciao a tutti Dreamers, io sono Francesca e benvenuti in questo nuovissimo video, in questa nuovissima ricetta slime. Oggi proveremo a fare degli slime ispirati alla mimosa, perché oggi è il giorno della festa della donna, il simbolo della festa della donna è la mimosa, quindi mi piace molto l'idea di realizzare uno slime ispirato a questo particolare fiore. Ho più o meno un'idea dello slime o degli slime che voglio realizzare in questo video, sono circondata da ingredienti, voi non potete vederlo, e tra l'altro sarà anche la prima volta che provo a fare questi tipi di slime o questo slime in generale. Quindi speriamo tutti insieme che questi slime riusciranno. Lasciate un bel mi piace adesso se lo sperate anche voi e se volete altre ricette slime. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e tappate la campanella per non perdere nessuna notifica. Mi raccomando, seguitemi anche su Instagram, mi trovate come French Dreams Official. Il link per seguirmi sarà sia in descrizione che nel primo commento di questo video. E prima di andare effettivamente alla ricetta slime, saluto Elena Compagnone e Camilla e Matilde. Le regole per essere salutati, come sempre, sono giù in descrizione, quindi mi raccomando, andatele a spulciare. Allora, non so gli ingredienti, se quali ingredienti voglio mostrarvi, quali ingredienti voglio andare ad utilizzare, ma come colla utilizzerò questa qui bianca della Cleopatra, è anche la prima volta che la provo, e quella bianca della Primo. Poi, andando avanti piano piano, mostrerò gli altri ingredienti. Io direi di iniziare, anche se non sono sicura di volerlo utilizzare o meno, ma io direi di iniziare a fare la neve finta. Io utilizzo questa qui in bustine, la Instant Snow, che ho preso da Amazon. È la prima volta anche che provo a fare questa ciotolina è sporca, ma è la prima volta che provo ad utilizzare questa neve, quindi vediamo un po' cosa succede. Allora, inizio con il versare tutta la mia neve nella ciotola, tutta la bustina. Secondo me è tantissima neve. Poi qui tra le istruzioni c'è scritto aggiungi solo l'acqua, non c'è scritto quanta acqua effettivamente dovrei aggiungere. Quindi iniziamo ad aggiungerne un po' e poi vediamo. Allora, quindi inizio con quest'acqua perché non cresce. Ah no, sì, zitti tutti, sta crescendo. Di solito la neve cresce molto più velocemente, ma non crescevo, ho detto ok, mi hanno fregata. Invece no, ok, è cresciuta, è diventata super extra mega morbida. Voi lavoratela sempre un pochino con le mani la neve finta quando la fate. Sciogliete i grumi, assicuratevi che l'acqua sia perfettamente mischiata. Mettiamo la nostra neve da parte. Prendo la mia ciotola, prendo la mia colla bianca. Oh mamma, è molto più liquida di quello che mi aspettavo. La scola, di solito io ho sempre fatto gli slime con la scola, e devo dire la scola è molto più compatta. Questa invece è super liquidissima. Speriamo che lo slime mi venga bene. Continuo con l'aggiungere un po' di colla trasparente, così il mio slime sarà più stretchy. Ok, mescolo bene le colle. Non so se voglio fare più slime o meno slime, perché sono stata anche recentemente dal cinese e ho trovato tutte queste perle colorate, soprattutto queste fatte così, secondo me sono perfette per uno slime mimosa. Non lo so, non lo so. Ora vado ad aggiungere un po' di balsamo al mio slime. Giù in descrizione comunque troverete la lista completa di tutti gli ingredienti che vado ad utilizzare e i link di Amazon se volete acquistarli anche voi. Allora, una volta aggiunto il balsamo, vado con un po' di crema corpo. Va bene qualsiasi tipo di crema corpo, come va bene qualsiasi tipo di balsamo. Poi vado ad aggiungere già il mio bicarbonato. Un bel pizzico abbondante, perché qui c'è davvero tanta ma tanta colla. Quindi vado con un bel pizzico. Poi nel caso, dopo, mentre addensiamo il nostro slime, valuteremo se aggiungerne altro. Mescoliamo bene. Dato che progetto di inserire tanti ingredienti in questo slime, spero che riesca, cioè che questa colla della Cleopatra sia buona. Tanti di voi me l'avete consigliata. Poi vado con una fragranza, vado con questa qui a melograno di Happy Casa. Dovrei rassegnarmi all'idea di non posarle più dentro le varie, gli scatolini, le fragranze. Vado con un bel po' di gocce, perché poi andremo ad aggiungere comunque anche un po' di schiuma da barba. E ha quell'odore mentoso della menta che vorrei cercare comunque di coprire con la mia fragranza. Mescoliamo. Come profuma. Oh mamma, come profuma. Poi. Qui ho della fecola di patate o amido di mais. Questo penso sia più amido di mais, sì. All'interno qui ci dovrebbe essere sempre il famoso cucchiaino. Eccolo qui. E vado con 2 cucchiai di amido di mais.
Io vi dico fecola di patate perché la fecola di patate mi piace molto di più negli slime rispetto all'amido di mais. Solo ho questo bustone gigante proprio che mi è uscito da un kit per fare gli slime e quindi sono costretta ad utilizzare questo. Mescoliamo. Ho anche questa clay qui, non so nemmeno se la voglio utilizzare tutta, se la voglio utilizzare in generale. Mamma mia. Ero partita con un'idea. Volevo fare una specie di butter slime con le perline profumato, con poi charm a forma di... con poi le perline queste qui per ricordare la mimosa. Però poi mentre recuperavo i vari ingredienti ho visto la sabbia finta, ho visto la sabbia cinetica, la neve, il pigmento e a un certo punto l'idea che avevo iniziale si è andata un po' a farsi benedire e quindi adesso non so più che slime voglio fare. Ok, io andrei, sì, con la sabbia cinetica, voglio dire con la schiuma da barba, non una spruzzata immensa, giusto un pochino, e io utilizzo sempre la mia solita schiuma da barba della Sien che acquisto alla Lidl, ecco qui, direi di colorare il nostro slime. Qui ho questo pigmento giallo che ho utilizzato un po' di giorni fa in uno slime e l'ho amato. Da qui ho il mio cucchiaino, prendiamone un pochino. Vedete, è un giallo intenso, pearlescente, davvero niente male. Continuo a mescolare. Poi sì, vabbè, a questo punto facciamo un esperimento. Vado a prendere un po' di sabbia cinetica. Io ho questa qui della Sbabam, la Slime, la Sandy? Sandy Slime, Slime Sandy, ok. Ne vado a prendere un po' di questa qui, sempre gialla, non tantissima, davvero un pezzetto. E ce l'aggiungo giallo slime mentre sto mescolando prima di addensarlo. È proprio un esperimento questo che sto facendo. Quindi se lo slime poi non riesce, sappiamo tutti il motivo. Prima di andare a addensare lo slime, perché tecnicamente adesso dovremmo addensarlo, vado ad aggiungere un po' di neve finta. Non voglio fare un cloud slime, vorrei fare più una specie di granita. Quindi ce la vado ad aggiungere adesso. Continuo a mescolare. E direi che adesso è giunto il momento di addensare il nostro slime, anche se comunque ci sono un po' di grumi di sabbia cinetica che quando andremo a mescolare cercheremo di rimuovere. Prendo la mia solita Renu, una spruzzatina e mescolo. Ok, lo slime si sta addensando, meno male. Beh, con tutti gli ingredienti che ci ho aggiunto non ero sicurissima che si sarebbe addensato. Vado con una seconda spruzzata e continuo a mescolare. Noi ci vediamo direttamente quando il mio slime sarà addensato. Proverò a fare anche un piccolo piccolo ASMR. Ragazzi, ecco qui il mio slime. Vi devo dire la verità, è venuto proprio della consistenza che volevo. È morbidissimo, morbido, 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 leggermente grancioso a causa della neve, della sabbia cinetica. Il colore è bellissimo. Mi piace troppo. Cioè, ragazzi, guardatelo qui. Ho notato che non fa un ASMR incredibile, ma mi piace. Sono molto fiera del mio risultato e la consistenza che avrei voluto ottenere, però conoscendomi credevo che avrei avuto bisogno di molti più tentativi per ottenerla. E invece no, cioè guardatelo.
non è drizzly, non è un cloud slime, vedete? Perché non è quello che volevo ottenere. Volevo ottenere una specie di impasto tipo per biscotti, però non troppo granuloso, e per questo ho inserito anche la sabbia cinetica. Questa neve qui che mi è avanzata la metterò in un contenitore, vediamo se riesco a conservarla, se no al massimo la utilizzerò per qualche altro slime. In questi giorni proverò a fare qualche altro slime, proverò a fare un cloud slime e vediamo se finalmente mi riesce come si deve oppure no. Quindi questo essendo il mio slime, adesso voglio vedere che charm mettere sopra per conservarlo. Come notate, la mia collezione di charm è aumentata. Guardate questi charm qui come sono carini. Questi qui a forma di fragolina con le foglioline. Se vi dico da dove vengono non ci crederete mai. Praticamente avevo questo bracciale con tutte queste fragoline su, soltanto che avendo perso due fragoline il bracciale non lo utilizzavo più, perché dicevo vabbè, due fragoline sono bruttissime. Allora ho deciso di gettare completamente il bracciale e prendere questi charm. Che carini, glieli mettiamo così ed è fighissimo. Ta-da! Fatemi sapere quindi, ragazzi, voi cosa ne pensate di questo risultato. Vi è piaciuto, non vi è piaciuto? Non preoccupatevi che questi, tutte queste perline che ho preso, ho già un'altra idea di un altro slime che farò. Quindi oggi resteremo su un solo slime. Quindi questo è lo slime speciale Festa della Donna. Slime mimosa sia per il colore che per la consistenza granulosa. Fatemi sapere cosa ne pensate. Vi piace, non vi piace? Volete altri video del genere? Avreste voluto uno slime differente? Oppure, dato l'ho chiamato slime mimosa, ma voi giù nei commenti come lo chiamereste? Fatemelo un po' sapere. Lasciate mi piace se volete altri video del genere e per iscrivervi al canale cliccate qui sullo slime. Mentre per vedere altri video presenti sul mio canale cliccate qui sulle miniature. Io vi saluto e ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!